Nessuno disprezza gli orrori del caos più dei sedessi al Vindicator. E beh, meglio punire il nemico! Ma soprattutto galattiche amiche, pensavate fosse finita? E no, e abbiamo ancora Manuel con noi qui alla domanda fondamentale che ci svelerà un sacco di cose interessanti. Se vi è piaciuta, e sappiamo che vi è piaciuta, la prima puntata, eccovene un'altra. Yeah! Ciao ragazzi e benvenuti a questo mio nuovo video unboxing. Io sono Manuel, questo è il mio antro del collezionismo, come lo definisco io. E oggi vorrei parlare con voi della nuova fazione per questo sistema di gioco, la scatola che va a inaugurare la nuova gamma di elfi per il mondo fantasy Games Workshop, ovvero parliamo dei Luminet Realm Lords. Chi sono i Luminet Realm Lords? Fin dagli esordi di Age of Sigmar sappiamo che nel mondo, nel reame di Ish, il regno della luce, la popolazione di elfi è particolarmente attiva per via dei suoi delle sue divinità patrone gemelle, ovvero Tirion e Teclis. Chi è legato al setting del vecchio mondo si ricorderà sicuramente di questi due personaggi che nei Nine Times sono diventati, anzi Tirion diventò avatar del vento della luce, Ish, e ce li ritroviamo adesso a guidare la nuova armata che inizierà con questa scatola a solcare i campi di gioco. Andiamo ad analizzarne il contenuto. Già dall'artwork possiamo capire che il tema di luce, di illuminazione, di fuoco bianco è centrale nel tema di questa armata. Al suo interno potremo trovare queste miniature. 10 Vanari Auralan, che sono la fanteria da mischia per eccellenza di questa fazione, sono quelli che una volta potevano essere definiti come picchieri elfici. Abbiamo 5 Vanari Dawn Rider, pezzi davvero molto belli secondo me, e a guidare questa piccola forza troviamo niente poco di meno che una vecchia conoscenza del vecchio mondo, o meglio ciò che resta di una vecchia conoscenza del vecchio mondo. Parliamo di infatti Eltarion che ricordiamo morì durante Times per la mano di polvere di Arcan il Nero, resuscita in questa nuova miniatura sotto forma di spirito, uno spirito di luce, infatti il nome esatto di Eltarion è la luce di Eltarion, l'anima di Eltarion racchiusa in una nuova armatura. Oltre a queste bellissime miniature, potremo trovare in questa scatola che Games Workshop ha deciso di rilasciare in versione limited, quindi è una scatola in edizione limitata. Nel box, oltre alle miniature che vi ho citato, potremo trovare un Battleton in edizione limitata, un set di segnalini, misuratore e token che potranno esserci utile durante la partita, un set di dadi esclusivi di questa scatola, e un misuratore per il range di ingaggio da usare sempre in partita. Oltre a quelle che sono, secondo me, una bellissima aggiunta per le partite giocate, ovvero le carte di artefatti, di incantesimi, di tratti di comando, tutto ciò che ci può essere utile durante la partita senza dover, a portata di mano, senza dover sfogliare il Battleton alla ricerca delle informazioni di cui abbiamo bisogno. Proprio bellini questi elfi però, eh?
Io, naturalmente, per essere sicuro di proporvi un qualcosa di davvero completo, ho tolto dal cellophane questa scatola e ho già dato un'occhiata per verificare che ci fosse tutto. Come già forse vi ho accennato in un altro mio video, ho preferito personalmente acquistare la versione italiana di questo box perché mi sembra giusto comunque far presente alla casa madre GV che gli appassionati italiani ci sono, vorrebbero avere quanti più prodotti possibili tradotti nella lingua italiana, e secondo me è un piccolo contributo alla causa che ognuno di noi potrebbe portare avanti. O meglio, io la vedo così e ho fatto volentieri l'acquisto del box in italiano. Allora, innanzitutto parliamo della prima cosa che andiamo a incrociare, questo luminosissimo poster raffigurante la copertina di questo, la copertina del box, dove possiamo trovare un bellissimo artwork del dio elfico Teclis, con sullo sfondo, non so se la telecamera me lo permette, sì, forse qui, in sottofondo il viso di Selenar, uno degli spiriti di Ish, il reame della luce, a cui Teclis è particolarmente legato e a cui hanno anche addirittura fatto un modello da mettere sul campo a fianco di Teclis. I primi che andremo ad analizzare sono i Vanari Auralan, ovvero i guardiani, la fanteria base, le falangi di picchieri che i Luminet impiegano in battaglia per sfiancare il nemico, mentre gli arcieri li massacrano con salve di frecce dietro la protezione dei muri di scudi di queste falangi. La cosa che subito risalta all'occhio di questo kit sono le picche. Se potete vedere, le picche sono lunghe, misurandole circa 10 cm. Quindi a livello di impatto visivo sul campo abbiamo la vera sensazione di schierare una falange come le falangi macedoni dell'antichità, molto di più delle precedenti versioni in miniatura di picchieri dei vari eserciti Games Workshop. Forse gli unici che potevano darci un tale senso di istrice corazzato ed impenetrabile erano, per chi se ne ricorda, i picchieri delle compagnie mercenarie ai tempi del vecchio Warhammer Fantasy Battle. Questa confezione permette di schierare 10 picchieri, quindi quello che basta per iniziare a costruire una falange degna di questo nome, e possiamo trovare anche tutti i kit per formare il gruppo comando. Gruppo comando che, attenzione, non intendo essere costituito solo da alfiere, musico e campione, come in molte altre unità, ma in questo caso parliamo solo del campione dell'unità. Il leader che oltretutto è anche un mago, perché questa fazione, signori, è guidata da maghi. Maghi che comunicano con gli spiriti del loro reame di origine e sono legati alla magia geomantica, ovvero comunque legata proprio alla terra, al reame stesso, agli elementi, alla montagna, al vento, al fiume, allo zenith. Devo dire che la scultura è davvero davvero notevole, si possono vedere dettagli davvero molto interessanti come le cotte a scaglia di pesce vengono indossate dagli Auralan, oltre a una vasta quantità di elmi parecchio interessanti che ricordano moltissimo l'oplita greco e macedone, quindi con un pennacchio che va a coprire tutto la sommità dell'elmo. Abbiamo poi varie spade da mettere a fianco dei nostri picchieri, spade infoderate in bellissimi foderi ingemmati, non so se si riesce a vedere, eccoli qua, guardate che belli. Guardate anche gli elmi quanto sono davvero interessanti. Abbiamo, per chi se lo stesse chiedendo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
7, quindi 14 teste con elmi. E gli scudi in particolare, volevo mostrarvi, sono davvero interessanti perché vanno a riportare rune elfiche che sicuramente, io vado a memoria, qualcosa ricordo di aver già visto, vanno a riportare vecchie rune presenti anche nel precedente kit nei precedenti kit di Elfi Alti di Warhammer Fantasy Battle. Quindi, benché siano diversi, questi picchieri sono l'evoluzione aggiornata, adattata a Warhammer Age of Sigmar per la gamma dei vecchi Alti Elfi. È un'evoluzione, non è la stessa cosa, ve lo dico già da adesso, non sono i vecchi picchieri Alti Elfi, grazie a Dio, perché erano decisamente ormai datati, ma questi sono un'evoluzione aggiornata, impreziosita di quel vecchio concept. Sicuramente sono tra i kit che più mi hanno convinto del nuovo range di miniature Luminate. Andando avanti possiamo trovare la seconda scelta di truppe che ci viene presentata in questo box. I miei modelli Luminate preferiti, ovvero i cavalieri Valaran Downrider, i cavalieri del tramonto. Sono 5 cavalieri con questa volta gruppo di comando composto da il campione e un alfiere. Inizierei a mostrarvi lo sprue dell'alfiere perché voglio innanzitutto farvi vedere lo stendardo. Lo stendardo, se riuscite a vedere, mostra una delle bestie mitiche già care ai vecchi Alti Elfi, quindi anche qui parliamo di un'eredità di tradizioni nella cultura elfica di Age of Sigmar, sicuramente trasmessa anche dai fondatori Tikion, Tyrion e Teclis, ovvero parliamo di un grifone, una bestia alata particolarmente legata all'immaginario dei vecchi Alti Elfi. Ricordiamo ad esempio Eltarion come guardiano di Tori Vress cavalcava un grifone. Beh, vi ho già detto che questo per me è uno dei kit, anzi per me è il kit più bello come truppe del nuovo range Luminate. Quando li ho visti nel video reveal rilasciato ormai mesi fa da Games Workshop, i cavalieri sono i modelli che mi sono più rimasti impressi. Li ho visti e ho detto wow, ecco, io anni fa in Warhammer Fantasy Battle avrei voluto avere dei cavalieri elfici così, aggraziati ma comunque potenti, corazzati, con armi degne di questo nome, scudi imponenti e elmi impreziositi. Cioè, guardate ad esempio quest'elmo. Quest'elmo qui riporta sulla cresta la testa stilizzata di un cavallo in corsa, che va ad unirsi poi con una treccia di cavallo. È un dettaglio fantastico, io divento matto per queste cose, sinceramente. Tutto decisamente impreziosito con i glifi elfici. Guardate la bardatura del cavallo. Questo è un cavallo pesante, signori. Non parliamo di del pony delle Free Guilds. Qua parliamo di un cavallo vero e proprio che alla carica sicuramente potrebbe abbattere un ogre. Davvero, davvero interessanti. Mi piacciono davvero molto. Anche qui parliamo di lance imponenti, adatte alla carica. E ogni cavaliere è dotato di una spada a cui fare ricorso nel momento in cui il combattimento inizia a farsi intenso e ravvicinato. I cavalli sono particolarmente aggraziati, basta guardare il movimento di questo pezzo nello sprue dove viene mostrato il cavallo al galoppo. E un motivo ricorrente nel kit dei Luminate è la spiga di grano al vento. Dà molto un senso di pianura illuminata, secondo me, che rende davvero bene.
Detto ciò, penso che questi saranno, saranno davvero i miei modelli preferiti, non vedo l'ora di montarli per vedere che effetto fanno tutti insieme sul campo come squadra montata e dipinta. Arriviamo infine all'unico eroe presente in questo box, ovvero The Light of Eltharion. Kit che secondo me ha inaugurato una nuova serie di miniature, ovvero le miniature incorporee. Incorporee perché la luce di Eltharion è uno spirito racchiuso nell'armatura. Non c'è un corpo fisico a cui legata. L'armatura viaggia da sola e la cosa più impressionante è che viene proprio resa l'idea di evanescenza. Guardate ad esempio qua. Finisce il gambale dell'armatura, c'è il vuoto, dopodiché inizia la veste e di nuovo l'armatura. Ma tra la veste e il gambale non c'è niente. C'è la luce di Eltharion, lo spirito immortale di questo antico maestro guerriero, ex guardiano di Tori Bress nell'immaginario di Warhammer Fantasy Battle, che ad ora viene data una nuova opportunità di combattere per i popoli elfici, questa volta del Regno della Luce di Ish. Le armi che ve lo dico a fare sono davvero belle, guardate ad esempio questo spadone. È tutto intarsiato. Il mantello riporta glifi davvero interessanti. E una delle cose più interessanti sicuramente di questa miniatura è la basetta. La basetta che riporta rovine elfiche, anch'esse ricoperte di glifi originali e molto classici, molto... come potrei definirli? Molto elfici, devo dire. L'elmo è la parte più imponente, con queste due ampi pennacchi, ampi ali laterali che attraggono sicuramente lo sguardo. E uno dei modelli, assieme ai Downriders, più belli, secondo me, di questa scatola e della gamma Luminet. Passiamo poi a un'altra cosa molto interessante, che per adesso vado a memoria, altre fazioni di Warhammer Age of Sigmar non hanno ricevuto ufficialmente da Games Workshop, ovvero il mazzo di carte contenenti tutto ciò che ci può servire in partita senza dover stare a sfogliare il codex, il manuale. Quindi abbiamo tratti di battaglia, come in questo caso, tratti di battaglia, abbiamo tratti di comando, abbiamo manufatti di potere, abbiamo insomma tutto quello che ci può essere utile per avere sott'occhio tutte le nostre riserve di conoscenza per giocare le nostre partite con i Luminate Rim Lords, comprese anche le magie, i saperi di Ish, come in questo caso, non so se vedete, eccolo qua. È sicuramente una mossa astuta da parte di Games Workshop, perché oltre alle War Scroll, personalmente mentre giocavo avrei sempre avuto a portata di mano delle carte come questa senza che dovessi perdere tempo a rintracciare le informazioni di cui avevo bisogno per ricordarmi i tratti di comando, gli incantesimi e quant'altro. Quindi bella mossa, questa decisamente è una cosa, un'aggiunta al box particolarmente interessante. Andiamo poi a quello che è il Battletome. Il Battletome in edizione limitata dei Luminate Realm Lords. È un Battletome che si sente, essendo in edizione limitata, ha l'artwork di copertina a tutto sfondo che comprende completamente tutto il Battletome. Il nome dell'esercito è riportato in oro in sovrimpressione, dà un senso davvero di colore, di forza, di luce, di contrasti molto interessanti che attraggono moltissimo l'occhio
che vanno a incuriosire chi lo sfoglia, anche solo per la bellezza della plasticazione con cui è coperta la copertina. Sembra quasi di toccare del tessuto. Oltretutto, se vedete, c'è anche un segnalibro in tessuto dove andare a segnare le pagine man mano che lo sfogliamo. Io, come vi ho detto, ho la versione italiana, quindi è una versione ridotta. Avendo la Games Workshop, ho deciso di pubblicare materiale completo per quanto riguarda la descrizione delle unità solamente nelle versioni inglesi. Guardate che bell'artwork! Guardate che bello! Qui abbiamo Teclis e Selenar, lo spirito della luna di Ishe, che stanno combattendo naturalmente contro le schiere Edonates di Slaanesh. Parliamo poi, vabbè, del regno, del reame di Ish. Lo scopriamo un po' di più, dato che è la prima volta che Age of Sigmar ci permette di approfondire questo reame, che per adesso era stato precluso alle nostre conoscenze e agli scontri a cui siamo stati spettatori durante questi anni. Sappiamo che i Lumineth hanno avuto un periodo di tribolazioni causate dalle loro stesse ossessioni alla ricerca di una conoscenza sempre più profonda e perfetta. Forse, ma neanche troppo, instillata in loro questa ossessione dal dio Slaanesh, che è imprigionato tra il regno di Ish e il regno di Ulgu, il regno dell'ombra, dominato da Malerion. C'è anche qualche piccolo accenno a questo mondo oscuro, l'esatto contrapposizione del mondo luminoso che esce. È una sorta di yin e yang riportato in Age of Sigmar. Non può esserci la luce senza l'ombra, quindi Ish non può esistere senza Ulgu e Ulgu non può esistere senza Ish. Detto ciò, gli elfi non hanno perso molto della loro superbia rispetto allo stereotipo di razza a cui siamo abituati da Warhammer Fantasy Battle. Sono boriosi, si sentono superiori verso le altre civiltà, addirittura non vogliono isolazionisti come gli ex elfi di Ultuan, perché secondo loro lasciare l'illuminazione di Ish li porterebbe a regredire sia a livello culturale che come razza. Ciò ha portato a lungo andare alla caduta di molti imperi Luminet durante l'Età del Caos. Qua possiamo vedere un'altra mappa, i 10 paradisi di Ish, i 10 continenti in cui è diviso questo reame, e sappiamo che tra l'altro i 10 paradisi sono divisi come domini tra i due gemelli Tirion e Teclis. I Luminet di questo box e di questa prima wave, chiamiamola così, questa prima serie di uscite legate a questa fazione, sono tutti fedeli di Teclis. E Teclis a guidare questa avanguardia verso gli altri reami, ad aprirsi all'isolazionismo, perché diffidente verso il futuro. Ha percepito, tramite anche un avvertimento dato da Morati, l'oracolo di Cain, al Pantheon Elfico, quindi Tirion, Malerion, Teclis, del fatto che Slaanesh, essendo una divinità del caos, non può essere tenuto prigioniero per sempre. Ciò vuol dire che prima o poi Slaanesh verrà liberato. Quando succederà non lo sappiamo, probabilmente secondo me nella prossima edizione di Warhammer Age of Sigmar, ma i primi segnali di questa fuga dalla prigionia imposta dagli dei elfici al dio del caos si possono già percepire. Teclis l'ha capito, Morati l'ha capito, inizia Teclis quindi a muovere guerra nei reami mortali per chiudere tramite la magia purificatrice geomantica gli squarci nella realtà, quindi impedire quanto più possibile alle forze demoniache del caos di continuare ad irrompere nei reami mortali. Naturalmente io la vedo come una chiamata, e una chiamata chiara del fatto che Slaanesh prima o poi verrà liberato.
e quando lo farà sarà una di quelle, uno di quegli eventi nel background, nell'ambientazione di Age of Sigmar davvero importante. Ecco perché ho detto, potrebbe essere legato a una nuova edizione di Age of Sigmar che per me potrebbe accadere già da qui a un anno e mezzo. Continuiamo a vedere magnifiche mappe del regno di Ishin. In questo in particolare abbiamo la nazione radiosa, Imetrica, la nazione più cara a Teclis e legata agli spiriti delle montagne. Perché per adesso abbiamo visto solo una parte elementale degli elfi di Ishin, ovvero gli Alarit, quelli legati, gli elfi legati al tempio degli spiriti della montagna. Ci sono poi, e sicuramente più avanti verranno proposti con nuove wave, secondo me probabili, per quanto riguarda gli spiriti elementali e i templi del fiume, del vento e dello zenith. Abbiamo poi, continuiamo ad avere stralci di background. Qui viene spiegata l'avanguardia appunto di Teclis della nazione di Metrica, come viene militarmente organizzata, come è organizzata, guidata da lui in primis, poi dalla Luce di Eltarion, che è un vero e proprio comandante di questa schiera, e poi le varie organizzazioni per falangi, per cavalleria, eccetera, eccetera. Fino a poi alla classica galleria delle bellissime miniature, che hanno dato molto di cui parlare in questi mesi da quando sono state mostrate per la prima volta. Io personalmente non sono fan di tutta la gamma, ma sicuramente lo sono dei modelli usciti in questa scatola, altrimenti non l'avrei comprata, anche perché li trovo davvero interessante eventualmente per fare partite a pochi punti e oltretutto i modelli presenti in questa scatola possono essere usati per le partite di Warcry, in quanto le regole per usare questi modelli nel sistema di scontri agli 8 points sono esattamente queste: i cavalieri e i picchieri. Ci sono anche i lancieri, scusate, gli arcieri, però quelli hanno un box a parte che eventualmente si potrebbe acquistare in seguito ed integrare col contenuto di queste scatole. A Valenor, il record di pietra, quello che è uno dei due, anzi uno dei tre personaggi con nome di questa forza. È il signore della montagna di Avalenor, quindi uno degli spiriti della montagna più antichi e potenti. Qui abbiamo i vari schemi di colore. A me piace particolarmente questo qua, bianco e rosso. Sono sempre stato un patito del blu, ma devo dire che per differenziare anche questo schema legato alla nazione di Iria è decisamente interessante. Poi abbiamo le varie abilità, i saperi della magia, vengono descritte le sottofazioni, quindi le tre grandi nazioni di cui per adesso conosciamo di più, Imetrica, Sia, Iliata, c'è anche una quarta, Zytrek, e poi le varie Warscroll che ci permetteranno di giocare Illuminate in Age of Sigmar. Battletoon decisamente accattivante dal punto di vista estetico, appagante per quanto mi riguarda il senso del tatto, l'odore di libro nuovo naturalmente manco ve lo racconto perché penso che sia una delle cose che faccio appena acquisto ed apro una confezione del genere. È una cosa che mi ha sempre affascinato. Abbiamo poi in questa fustella di cartone rigido tutti i segnalini che potremmo usare nelle nostre partite per quanto riguarda Illuminate, i vari segnalini obiettivo fatti a foggia di elmi e di corone degli elfi Illuminate, un misuratore da 9 pollici e i segnalini di quarzo eterico che saranno molto importanti per le nostre partite e questa fazione in particolare. Ultimo, ma non ultimo, abbiamo le istruzioni di montaggio che, come saprete, sono fondamentali ormai per riuscire a montare correttamente i bellissimi kit Games Workshop. Pagina posteriore possiamo trovare anche, come ormai accade di consueto, gli schemi di colore consigliati da Games Workshop nel caso un hobbista, un modellista volesse riprodurre lo stesso schema utilizzato per
questi elfiluni. In questo caso parliamo della nazione di Immetrica. Come ultimo opuscolo cartaceo abbiamo un comodo riassunto delle regole base. È una cosa, devo dire, utile. Anch'io ne ho tenuto uno precedente a questa scatola e devo dire che mi è utile perché è facilmente fruibile durante le nostre partite. Abbiamo inoltre naturalmente le varie basette. Questa è la basetta di Eltharion, che dovrebbe essere un 50 mm. Abbiamo poi 5 basette ovali per i nostri cavalieri Downriders e 10 basette da 32 mm per i picchieri Valaran. Abbiamo inoltre un comodo misuratore di ingaggio misurante 2 pollici, 3 pollici, ovvero l'ingaggio delle picche dei Marulan, e mezzo pollice, nonché un pollice. Ho avuto occasione di utilizzare questi misuratori di ingaggio per altri sistemi di gioco e devo dire che sono utili e possono ovviare ad alcuni problemi di misurazione dati dal campo, dai modelli, insomma. Possono essere utili e decisivi per misurare l'esatto ingaggio. È una bella aggiunta e non mi ricordo adesso a memoria che Games Workshop l'abbia mai proposto in una loro scatola, quindi anche questa è una prima volta. Abbiamo 20 dadi davvero luminosi. Finalmente Games Workshop ha capito che il simbolo di fazione è bello averlo sul 6 e non sull'1, che ci rende un po' tristi. Quindi adesso quando tireremo e faremo dei fortissimi 6 avremo questa runa dei Luminet che risplende della nostra vittoria. Bene ragazzi, questo per oggi è tutto. Questo è tutto per l'unboxing della scatola Luminet Realm Lords. Vi ringrazio per l'attenzione, spero che questo video vi sia piaciuto e alla prossima. Ciao! Ciao!